Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come fare dei fiori di carta shabby, semplicissimi e vi assicuro molto molto versatili in quanto io li utilizzo come abbellimenti per tantissimi dei miei lavori. Ho ritagliato del cartoncino bianco con questa fustella. Nello specifico questo fiore medio e questo fiore piccolino. Ciò non toglie che i fiori che io ho fustellato, voi potete anche, se non avete le fustelle, disegnarli e ritagliarli con la forbice, perché vi assicuro che per questo tipo di lavoro, e poi vedrete il perché, non è necessario che i fiori siano perfetti. Volevo farvi vedere come fare due tipi di fiori diversi. Allora, io adesso vado a colorare qualche cartoncino e poi invece lascerò dei cartoncini bianchi per poter realizzare dei fiori da colorare successivamente a seconda del posto in cui li vogliamo mettere. E per colorare i fiori utilizzo i miei pennarelli, ma ciò non toglie che voi potete utilizzare qualsiasi tipo di colore, quindi degli acquacolor, degli acrilici diluiti, qualsiasi colore che avete in casa. L'importante è che il colore sia bagnato perché noi dobbiamo bagnare la carta con cui realizzare i nostri fiori. Quindi facciamo in questo modo. Io ho sporcato la carta con i due colori. Dopodiché, cosa facciamo? Andiamo a piegare su se stessi i petali e accartucciamo proprio così, grossolanamente, il nostro fiore. Infatti, vi ho detto che non è necessario che i fiori siano perfetti, proprio perché poi il risultato finale vedrete che non sarà un fiore in cui si vede perfettamente il petalo. Quindi, anche se è tagliato con la forbice e non è perfetto, non c'è nessun problema. Quindi noi bagniamo e poi andiamo ad accartucciare su se stesso il fiore e lo chiudiamo e lo lasciamo asciugare in questo modo. Per i fiori bianchi, cosa facciamo? Spruzziamo solo della semplice acqua, bagniamo la nostra carta bene e facciamo la stessa operazione. Lasciamo asciugare i nostri fiori di carta in modo che prendano bene le pieghe di come li abbiamo stropicciati, li lasciamo un po' asciugare e poi andiamo a creare il nostro fiore. Una volta lasciata asciugare un po' la nostra carta, andiamo a vedere come realizzare il fiore. Apriamo i nostri fiori. Vedete che rimane la carta completamente stropicciata, ma è esattamente quello che vogliamo. Adesso andiamo ad incollare uno sopra l'altro i nostri fiori di carta.
Una volta incollati i petali tra di loro, andiamo a completare il fiore incollando delle perline all'interno. Utilizzo questa colla perché è più tenace. Come vedete, questo è il risultato finale dei nostri fiori. Io ne ho fatti anche altri, di altri colori, così avete un'idea di come possano venire con altri colori. Magari li metto su, magari li appoggio su una base per farveli vedere meglio. Allora, li ho appoggiati su una base scura, così avete un'idea, si vedono meglio, avete un'idea del risultato finale. Vi assicuro che questi fiori stanno bene su tantissime creazioni e sono molto versatili. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è il perché ho lasciato un fiore completamente bianco. Questo fiore, che è completamente bianco, diciamo che si può usare in una di quelle occasioni in cui i fiori che abbiamo fatto hanno dei colori che non vanno bene, che può capitare. Quindi in quel caso cosa facciamo? Noi chiudiamo i petali così e poi con un tampone andiamo a colorare del colore di cui abbiamo bisogno il nostro fiore. In questo caso lo coloro con un tampone nero, così vi faccio proprio vedere bene come viene l'effetto, ma chiaramente si può colorare con un tampone del colore che vi serve. Vedete che è riaperto il nostro fiore in questo modo. Abbiamo creato un fiore con la sfumatura, in questo caso nera, come il supporto sul quale lo vogliamo incollare. Lo mettiamo insieme agli altri. E questi sono i nostri fiori sciabbi fatti in carta, semplicissimi e velocissimi da fare. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi, oppure se volete lasciate semplicemente un commento. Come dico sempre alla fine dei miei video, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a far crescere il mio canale. E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con i prossimi video. Ciao!